Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Decima Alessandra ed oggi ci troviamo qui nell'azienda agricola. Abbiamo le patate che stanno spuntando. Questo è un ettaro di patate, vedete come stanno spuntando e queste sono state piantate il 1° di maggio, esattamente il 1° di maggio, quindi a distanza oggi è 20 di maggio, di 20 giorni sono spuntate. Quindi quello che vi dicevo una volta, cioè se le patate le piantate troppo in anticipo ci impiegheranno anche 40 giorni a nascere, specialmente nelle nostre zone aquilane che sono zone fredde, quindi piantare le patate a marzo all'Aquila ha poco senso, a meno che non avete un giardino riparato. Invece se le piantate quando la temperatura raggiunge 17 gradi, perché il terreno per la patata deve essere almeno a 17 gradi per essere ottimale per la germogliazione della patata, nasceranno con 20 giorni, e questa è la dimostrazione. Qui abbiamo un problema, l'infestazione di viluccio. Eccolo qui, questo è un'erba che ha questo fittone bianco, che sono lunghi anche 2 metri, 2 metri e mezzo questi fittoni. Da questi fittoni escono tutte nuove piantine che poi sono infestanti, rampicanti, vedete come si vanno ad arrampicare a tutte le coltivazioni. E poi, durante la stagione estiva, quando hanno sviluppato la pianta, sviluppano anche dei fiori, quelle classiche campanelle, bianche, viola. E da quelle campanelle poi escono altri semi che faranno altre piante, fino a 200 semi a pianta. Ecco, vedete, venite a vedere la vegetazione. Questa adesso non faranno in tempo a nascere le patate, che si arrampicherà prima il viluccio e poi nascerà la patata, in poche parole, perché è nata prima l'erba e poi le patate. Quindi abbiamo un serio problema in questo terreno per il viluccio. L'unica soluzione per risolvere questo problema è quella di fare arature molto profonde nel terreno, possibilmente prima dell'inverno, dopodiché lavorazioni profonde, quindi anche le fessature devono essere molto profonde, così che questa erba, diciamo, ha più difficoltà a germogliare. Poi, quando andiamo a tirare fuori le patate, che questa erba, diciamo, poi vi farò vedere, diciamo, i fittoni di questa erba a mucchi usciranno, bisognerebbe portarli via dal terreno questi mucchi di queste radici bianche, altrimenti poi l'anno prossimo sarà ancora più infestato il terreno. Quindi se non vogliamo usare i diserbanti chimici, e comunque poi alla fine lasciano il tempo che trovano, perché questa è un'erba che è anche un pezzetto così piccolo, può rifare la pianta, poi fa il fiore, fa i semi e fa altre piante, quindi non riusci anche col diserbante chimico, mettendo il diserbante chimico, non riusciremo mai a sconfiggerla. L'unico modo è cercare di, con un erpice magari, di tirare fuori queste radici a fine inverno e portarle via dal terreno. Però è un'infestante veramente fastidiosa, perché mentre altri tipi di infestanti sono meno invasive, questa è molto invasiva, poi è rampicante, quindi soffoca la vegetazione, e poi addirittura le radici di questa pianta sviluppano una tossina che inibisce la crescita delle altre piante, delle radici delle altre piante, quindi è proprio un'erba deleteria. Quindi quando vedete questo viluccio, queste piante rampicanti, fate il segno della croce, come diciamo noi all'Aquila, perché Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Buona coltivazione a tutti. Ciao, al prossimo video.